Va bene, va bene. Allora, la giornata finisce così, vabbè, un po' di spese ce l'abbiamo avute. Onesto. Vediamo però cosa ci riserva il futuro. Eccola. Mettila, l'unica arma giusta non me l'hai messa. Partiamo subito così, con una bella rissa. Vabbè, aspettiamo. Vedi, abbiamo preso la carabina tipo, io l'abbiamo presa giusto in tempo. Non mi sparate a quello che, se no non lo becco, cazzo. È morto, bravo. Faccio pagare, pezzo di merda. Dai, metti fuori la testa, pezzo di merda. Basta queste granate del cazzo. Ma perché mi metti questo, porca la puttana? Il mitrozzo magari. Ah, qua colpi proprio se ne avevamo lo scudo, eh. Quanti? Ah no, dobbiamo resistere. Ma io nel mentre finisco le munizioni, mi sa, perché. Gli assalti iniziano ad essere sempre di più e io inizio. Mi cambia sempre le armi dal lato sbagliato. Oh! Allora, se me li fermate un attimo, io mi vado a pia pure le munizioni un po' da questo, magari. Se riesco. Cazzo, la granata. Scusate. Ma che cazzo questi c'hanno la vodka? Ma come cazzo mi sparava? Che la vodka quello? Attenzione perché qua potrebbe semplicemente esplodere. Da fare in culo. Quella macchina curiosa. No, cazzo. Vaffanculo però, eh. Questa cosa che questi me li toglie subito. Non ho possibilità neanche di rifregarmi un po' di munizioni, mettacci loro. Grazie, muori. Momento. Ah, ne è rimasto uno, allora aspetta, se me lo tenete fermo. E niente. Meno qualcosa, ma vado a ripiare. Niente. Ma cioè, avevano solo vodka, non si sa per quale motivo. Attaccavano con la vodka. Sì, il commissario sarà contento, però mi serve sempre una promozione. Quindi qua un'altra giornata è passata, immagino, perché quando è così la giornata va avanti. Vabbè. Questo è quanto.
Dovrei andare a comprare un po' di munizioni. Quante ne abbiamo della pistola? Oddio, della pistola credo che ne abbiamo abbastanza in realtà. No, che upgrade a tutti. Poi quanto ci vengono a costare? Poi perdiamo soldi invece di guadagnarci. No, no. Guerra, attenzione. Scoppiata la guerra. Aia. Ok. Grazie Simo Gandalf, grazie per i 4, grazie mille. Gracias. Allora, vediamo le notizie dal giornale. Guerra, sabato 9 maggio 81. Il governo di Al-Barak ha confermato ufficialmente l'attacco all'aggressore Kagastan. All'alba di oggi, truppe provenienti dall'est hanno attraversato il confine e occupato la città vicino di Al-Babi. Gli abitanti della zona di confine, temendo l'arrivo delle truppe nemiche, stanno abbandonando le proprie case e si dirigono verso nord. Per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, il partito ha deciso di rafforzare i controlli sull'immigrazione. Governo accordo i controlli alle frontiere, siamo al sicuro. I cittadini della Kagaristan possono stare tranquilli. Le nostre coraggiose truppe hanno messo in sicurezza i confini meridionali del paese. Allo stesso tempo, il governo ha deciso di aumentare le spese per la difesa nazionale. Allora, vediamo quali sono. Allora, intanto, documenti contraffatti, attenzione. Ah, mo dobbiamo vedere pure i cosi del passaporto, va bene. Alcuni conducenti possono avere documenti contraffatti riconoscibili da una carta intestata insolita o da un timbro ufficiale non autorizzato. Per assicurarsi che la cancelleria e il timbro siano legittimi, confrontali con quelli indicati nel manuale di servizio nella sezione Paesi. Seleziona il nome del documento per confrontarne la carta intestata. Seleziona il timbro ufficiale per confrontarlo con l'originale. Ah, quindi pure i tipi di carta? Madonna. Eccessivo. Targa. Agaristan. Documento falso passaporto. Età dell'autista 35. Gomme lisce 3. La Madonna. Allora, alla luce dell'attuale crisi migratoria, il governo concede asilo ai cittadini selezionati di Al-Barak. Possono attraversare il confine solo se in possesso di un permesso di ingresso valido e se il motivo di ingresso è l'asilo. Lettera di vettura. Allora, aspetta, e qua si legge. Modifiche, trasporto merci all'interno della carica. Ogni conducente in possesso di merci deve avere una lettera di vettura valida. Qualsiasi discrepanza. Ok. Poi, nell'ambito dell'indagine, gli agenti, le guardie, controllate, tuttavia si nota che le cattive condizioni tecniche. Ok, non possono rifiutare l'ingresso. Documenti falsificati, relazioni, individuazioni di documenti falsi. Il comando delle guardie di frontiera ha deciso di rafforzare i controlli ai valichi di frontiera. Gli agenti sono tenuti a controllare la legalità dei documenti, ma poi li arrestiamo o li mandiamo solo indietro? Scheda veicolo. Ok. È un fottuto casino adesso, ok. È un fottuto casino. Vediamo, dobbiamo controllare le targhe, i cosi, non ce la faremo mai. Allora, vediamo un attimo pure le targhe. Allora, qua che abbiamo? Numero di targa 59TX. Ok, poi nazionalità, Karistan, passaporto falso, 35 anni, gomme lisce. Ciao, caro. Dammi documento. Allora, la faccia è quella. Oddio, perché abbiamo cacciato la pistola? Anche meno. Poi. Allora, diciamo che al barak devono avere motivo ingresso. Questo di dove viene? Al barak è l'asilo, il motivo d'ingresso. Ok, 11 giugno, 12 maggio, va bene. Farà Abed. Farà Abed. Zaved, la macchina. Vediamo se... Zaved, ok, 1520, troppe cose da controllare. 1330, ok. Porta 4 bagagli, COTS 6691QD, COTS 6691QD, bagagli sono 1, 2, 3 e 4. I bagagli ci stanno. Poi dobbiamo segnalare pure cose. Un vetro rotto. Mo pure queste cazzate qua. Vetro rotto. Mancano specchietto e una gomma a terra. E un fanale.
Aspetta. So due con me a terra. Te sei salvato, se erano tre era un problema. Allora, aspetta. Due gomme a terra. Un finestrino rotto. Un fanale non funzionante. Uno specchietto mancante. Giusto? Pare di sì. I bagagli dovrebbero essere giusti. Ok, mo dobbiamo controllare pure la carta dei documenti, però, eh. Il timbro dei documenti, andiamo a vedere. Allora. Sì, me ne fa vedere però la nazionalità se è giusta. Al Barak. Puttana Eva. E lo sfondo dei documenti. Sì, ma mi devi. Dove cazzo li vedo quelli originali? Scusa, eh. No, se devo fare così non lo faccio però, eh. Cazzo, posso girare ogni pagina, dai. No, prima c'era, mo non lo so. Aspetta, vediamo un attimo se. No, che cazzo è? Al Barak. È giusto il simbolo. Sì, ma dove cazzo la vedo io la carta? Ma la carta credo che sia. Cioè, là la carta non me la faceva vedere, credo. Solo il timbro, o no? Paese del veicolo. Al baracca questo. E qua non si capisce un cazzo comunque. Vedi il manuale di servizio, seleziona stati, seleziona la casella premendo il nome del documento. Scusa. Manuale di servizio, seleziona stati. Di veicolo, peso veicolo. Veicoli, paesi, vabbè, io vado a selezionare carta. Ah, carta ufficiale è così, la Madonna, non l'avevo vista. E vabbè, io faccio così per confrontarla. Come cazzo faccio a vedere? Carta ufficiale. È impossibile confrontare. Oh, che cazzo ti devo dire? Che faccio a mano? Ok, pure la carta di circolazione, perché se no. Ok. No, allora conviene fare così. E quindi questo sta in regola, pare, no? A me pare di sì, vai, va, levati dal cazzo. E è un po' problematico, un po' problematico. Dobbiamo a questo punto aumentare la qualità della nostra casa per avere più stamina. Per i controlli incrociati. La lettera di vettura non credo sia da controllare, o no? A te ci fai sul comandiero. La lettera di vettura penso che non sia su carta particolare. Tra l'altro, per dire, a quello mica avevo visto l'età che c'aveva. E allora. Un cazzo di casino. Qua c'è un'ora e mezza. Mo vediamo un attimo. Perché ci metto un po' di tempo a controllare qua. Allora, lui viene dalla Karistan. Akaristan potrebbe essere uno di questi. Un birbaccione. E infatti è un birbaccione. Quindi prima di tutto scendi subito dal veicolo. Già abbiamo visto. C'ha già un po' di simboletti in giro. Vabbè, non c'è bisogno neanche di controllare le altre cose quando lo arrestiamo, quindi facciamo direttamente quello che dobbiamo fare. Cristo santo, se si ferma. Oh,
Stiamo migliorando. Nessuno è mai passato in modo troppo abusivo. Dai. Denaro falso. Ok. La smetto. Ormai do. Porca troia. T'ho beccato. È inutile che stiamo qua a gigione già. Aspetta un attimo, arrivo subito. Devo posare un po' di roba che qua. L'illegalità. Salve. Tenetelo d'occhio però, non ve lo fate scappare. Non c'è spazio, mettilo all'altra pagina, che cazzo, eh. E dovrei vendere un po' di puttanate qua. Vodka e sigarette. Questo non riesce a buttare qua, ok. Ecco, un upgrade anche dell'inventario sarebbe stato apprezzato. Sarebbe stato apprezzato. Lo zainetto, lo sai. Chiudi. Ah no, aspetta. Non lasciamo dei soldi falsi che poi... Ok. Facciamo così, che questi comunque li devo togliere in questo modo. Segna. Ok. Con un altro. Uno solo qua dentro. Insomma, una babbona e una cafonata. Vabbè, Giovano. Vai, vai. Sole. Vedi, la cella un po' più grande, c'è più spazio. Bravissimi. Vabbè, figurati, forse è meglio che te. Se becchiamo qualcuno che vende la... Che vende, che compra vodka e altro, magari ci togliamo dai coglioni pure ste cose dall'inventario. Allora, e uno ce lo siamo tolti. E va bene. Poi avanti il prossimo. C'ha la puttana troia di Eva. Ma vattene a fanculo. Vai. Naggia la troia. Con due. Oh, piano. Vai, vai. Cazzo. Io per scendere da sta macchina del cazzo, però. Ah, hai capito, eh? Ci sono visitatori in attesa, scusa. Aspetta. Signori. Abbiamo arrestato, che fa nevi queste cose. Non c'aveva niente, gomme. Cioè, per quel poco d'alcol faceva prima a berselo. O no? Scusa, eh. Un coglione proprio. Insomma. Ok, vabbè. Ci abbiamo in macchina. Bravissimo. Tu pensavi che non ti beccavamo. Merda. Cazzo. Porca troia.
Ma noi... Pensi che ci arrendiamo così? Fammi scendere. Fammi scendere da sto cazzo di veicolo di merda. Mortacci vostra. Dove state? Uscite fuori, pezzi di merda. Ma che vi credete che qua è il commissario de frontiera della... Porca troia, quanti cazzi sono qui? Ve lascia sta così, pezzi di merda. Mo datemi soldi. No, la vodka, bastardi che non siete altro. Cazzo, non posso neanche... Mannaggia la puttana di Eva. E... Chiudi. Aspetta, fa vedere se faccio in tempo. La metto nel portabagagli al volo, un po' di roba. Ce la faccio? Vediamo. E... Vai, prendi le munizioni, prendi le munizioni. Sono scomparsi? No. Le munizioni, il cazzo, la vodka solo c'hanno sti bastardi. Questa è scomparsa, vabbè, va. Scomparsi. E niente. Mi spegni sta cazzo di sirena pure. È una vitaccia comunque, eh. Sblocca il veicolo, che colpa mia. Oh, piano. Vabbè. Comunque non ce lo siamo lasciati scappare, il bastardo. Attenzione. Eccoci. Siamo tornati, cari. Tutto a posto. Allora. Me lo metti nella gattabuia. Vai in prigione. Tu nel caso mi rimetti a posto la macchina, per piacere. È successo un macello qua. Ok, ora. Tornando a noi. Avanti prossimo. Come se non fosse successo niente. Cioè, l'ultimo che ha tirato dritto. Una brutta fine, quindi. Scusate, Tix. Salve, cavo. Allora, mi dia il documento. Arosco propsa aman. Atmator. Propsa. Pozvalite meno sajadu. E tu kitnaje samoska tajet. A ya madre ich fundra paslo. Allora, questo non sta in regola, sicuro. Sicuro. Al barak. E questo ce l'abbiamo. Controlla il cartoncino. Ok, fino a qua ci siamo. Poi Micro 26 e lei Zeon Gadja. Ok. Zeon Gadja 6. Dai, niente. Per favore, quando fanno così cercano di impietosirti. Vedi? Vedi, quando vogliono impietosirti, e poi ti dirà, ti manderà la lettera. I miei figli sono morti qua. Mentre qui c'è un sulle mani per il buon Andrea 77 per le 10 sabone giftate. Sulle mani per Andrea. Grazie Andrea, grazie di cuore, gentilissimo, veramente. Grazie mille ad Andrea per le 10 sub giftate, pilastro della sportiveggianza con il supporto mega power al canale. Grazie mille Andrea, grazie veramente di cuore. Mi raccomando, voi ragazzoli che avete ricevuto la sub, ringraziate il buon Andrea. Grazie mille Andrea, sempre gentilissimo. Grazie di cuore, veramente, grazie mille. Grazie. E niente. Non può passare queste cose. Che poi regole d'ingresso sono solo. Ah, no, solo dell'asilo che ce l'ha, però. Età dell'autista 35. Il passaporto. In realtà non è che è falso il passaporto. È che.
Cioè, non si capisce se è falso il visto o il passaporto, in realtà. Quindi, una controllata magari la diamo pure. No, dovrebbe avere quell'altro 35 anni, lui ce n'ha 33, quindi... Vabbè, comunque non puoi passare, mi dispiace. Ma di solito è così, quando c'hanno queste storie strappalacrime. Anche il peso non so se... Peso non porta niente, se è 60, vabbè. Vabbè, mi spiace, ma... No, di solito quando sono così le cose strappalacrime non... Cioè, hanno giusto qualche piccola cosa che non va. La scadenza l'avevo segnata. No, grazie a te, Andrea. Grazie a te per l'enorme supporto che dai a queste live. Che come sempre vi ricordo che è grazie alle vostre sub che possiamo fare live e tutto il resto. Quindi, io controllo sempre la targa che mi dimentico puntualmente. Giovanotto. Ah, allora, dimmi che ti compri qualche puttanata di queste cose che c'ho. Vodka. La vuoi, eh? Tacci tua. Sì, qua mi dà una valutazione veramente abnorme di ste cose. Vabbè, niente, non frega un cazzo. Dammi i documenti, Atrice, allora. Fai a Crovrotai. lo spiritoso. Allora, lui è al barack pure lui. Vabbè, tutti dal barack vengono. Giustamente che... C'è guerra, c'è crisi, c'è crisi. Lui porta anche dei barili di petrolio. Però transito, aspetta, transito, ricordiamoci. Possono attraversare il confine solo se in possesso di un permesso d'ingresso valido e se il motivo d'ingresso è l'asilo. Quelli di Al-Barak. Quindi, e lui no, lui viene per commerciare, quindi in linea teorica non rientra nel coso, no? O sbaglio? Quindi non saprei se effettivamente... Però in linea teorica non dovrebbe entrare. Sorte scaduto 14 giugno... 12 maggio... No, non è scaduto 12 maggio, siamo al 9. Grand Zurk, aspetta, fa vedere pure la macchina però. Quello ce l'abbiamo, 4190. Vediamo. Comunque non rientra manco col peso, 4190, quindi già sta sforato, e niente. Regole d'ingresso, peso del veicolo. Normata. GE 1140UF, GA 1140UF, GA 1140UF, va bene. Per quanto riguarda il contrabbando, comunque non ha nessun simboletto strano, quindi. Però comunque non può passare. Sta di fatto che non può passare. Intanto, Giovano, non è colpa mia se c'è qualcosa che non quadra. Noi segniamo. Allora, il petrolio va bene, era giusto quello che ha segnato, ma comunque se ne va a casa. No? Ricarica, ricarica. No, poi vedremo Resident Evil. No, vabbè. Peso del veicolo, no, le altre cose. Peso del veicolo. Scusa, era diverso anche... Trovo segnato, scusa. No, solo quello. Regole d'ingresso. Vabbè, ciao caro. Sti cazzi in ciò. No, ho sbagliato, sbagliato. Puoi risalire, puoi risalire. Giovane. Levati al cazzo. Allora, qua conviene andare a migliorare a questo punto anche la nostra casupola prima di andare a dormire, così ci recupera più stamina e quant'altro.
Fa manovra. Arrivederci, arrivederci. Allora, aggiorniamo la. Guarda qua che casupola che ci fa diventare. Top. Bravi tutti. Sì, però a noi non. Comunque non ci promuove, quindi è un po' stronzo. Adesso credo convenga andare a consegnare un po' di roba, però. Perché siamo belli carichi. Il problema tecnico-tattico credo che sia che nella macchina non ci entra tutto, quindi. No, la macchina. Non ha slot a sufficienza, quindi devo pure andare a fare il cambio qua in questo modo. Scusi. Anche perché mi devo andare a comprare pure un po' di munizioni. Effettivamente, purtroppo non possiamo vendere quelle che abbiamo, quindi farei quasi una cosa. Più che munizioni, mo mi vado a comprare. Noi che munizioni proprio a buffo ci abbiamo? Munizioni per fucile. Pistola, carabina. Che poi io il fucile da qualche parte l'avevo pure messo o sbaglio? Scusa, io il fucile. Mi ricordo che ce l'avevamo il fucile, o no? No, non è nel camion perché l'avevamo tolti dal. Tutto qua. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Non lo trovavo io. Mettiamo il fucile, signori, così almeno ci togliamo un po' di munizioni. Stiamo pieni di munizioni del fucile. Che cazzo ci facciamo? Magari mi compro pure il mitra per togliere munizioni del mitra e sti cazzi. Facciamo così. Fucile da cecchino, pistola e carabina. Facciamo così. Uno e due lo togliamo. Tanto con la pistola comunque riusciamo a fare praticamente tutto. In più ci mettiamo questo e magari il mitrino e sti cazzi. Coltellaccio e questi me li tenevo perché, insomma, se consumano. Dovremmo forse andare a comprare un'ascia. Credo di sì. Vabbè, intanto carichiamo. Non c'entra neanche tutto qua. Tra parentesi. Allora. 2, 3, qualche. Costo giornaliero, i costi qua iniziano ad aumentare in modo abusivo. Lasciamo questo che tanto quello non lo stiamo usando. E mi porto 1, 2 per il pompazza. Lasci pure questo e questo. Tanto ricarichiamoli, vediamo se. 240 munizioni, la Madonna. Com'è possibile? Mi tiene anche quelle del magazzino quando stiamo qua vicino, probabilmente. E vabbè, il mitrino vediamo poi nel caso se lo vogliamo tenere o meno. Vabbè, vado solo a consegna sti cosi, va. Che poi tra l'altro io ho scambiato col furgoncino, ma comunque non bastava neanche lo spazio, forse l'altro era ancora più prepotente di veicolo, però va bene. Qua dobbiamo andare dritti per dritti, vabbè, pure abbastanza vicino, quindi se può fa, se può fa. Non vorrei comprare l'altro furgone che sarebbe praticamente questo che c'ha il tipo. È un po' eccessivo. Almeno nel caso consumiamo pure un po' di munizioni del fucile a pompa. Cazzo ci dobbiamo fare. Sempre se ci assaltano. Siamo giusti? Sì.
Eccoci piano. Con che stile? Ho portato un po' di robetta, un po' di robetta. 1.000 dollari, va bene. Onesto, onesto. Onesto, visto che non ci promuovono, almeno smerciamo un po' di roba che abbiamo nell'inventario. Attenzione. Ma com'è, se non trasportiamo nessuno non ci fanno gli assalti, gli stronzi, eh? Grazie Prep, grazie per i 14, grazie mille per la resub, ben ritrovato, grazie mille. Quello se c'era Noè l'avrebbe fermato, troppo fumo dallo scarico. Poi nel caso compriamo pure la mitraglietta, anche per finire le munizioni della mitraglietta, che ce l'abbiamo un po'. Non tantissime in realtà, però comunque ce l'abbiamo. Ok. Ah, a posto, possiamo andare a dormire. Ah, cazzo, mi sono scordato di comprare l'ascia. Vabbè, usiamo il piedipolco. Guarda qua che villettina, Tac. Sì, dentro comunque è uguale come prima. Sempre una merda, Ma com'è possibile? Diventa caruccia fuori, ma dentro sempre una merda, Con gli stessi mobili, magari. No, sentivo, lo sto a portare sul canale. Non ha senso portarlo qua. Va bene, altra giornata, altra giornata. Guarda, un altro giorno devastante, però. Immagino, immagino la bellezza di quest'altro giorno qui ai confini. Vediamo. Su, che noi siamo già svegli, dai, non ci fate perdere tempo. Che stiamo a gigione già. Dai, dai, al volo. Tira dritto, tira dritto. Allora, 59 TX. Questo porta tre capre, bravissimo. Buongiorno. Beh, tu e le tre capre. Scusa, vorrei dire. Allora, Osman Sain. Ok, Osman Sain 5003 11 maggio. Pelo pelo sei arrivato. Novembre, asilo. Zagr. Andiamo a vedere questo Zagr. Che ci sta. 4240. 6, ok. Età, 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 come siamo messi? 27, giovine, giovine. Tre capre ce le abbiamo. LV 3176. LV 3176 ZY. Vediamo pure le carte. Lui viene da sempre al barack. Questo qua, il timbro, pare che è giù. Possiamo fare pure così per controllare. Bene. Carta di circolazione va bene, passaporto va bene. Questo pare che è giusto, eh. Questo pare che c'ha tutto in regola. Controlliamo a meno che non abbia tre gomme a terra, che c'era un contrabbandiere che segni particolari, tre gomme a terra. Se ne gonfia una non è più contrabbandiere, vedi? Questo c'ha tutto a posto, pure i vetri. Sono giusti? Vabbè, dai. Sì, all'inizio ce li metteva un po' di risorse qua dietro, poi ce le ha iniziate a togliere, il bastardo. 22 ce la paga la vodka. Che cazzo, ma perché così poco? Brutti bastardi. Vabbè, va. Ci può stare. Quello con le... No, quello con... Però mi sa che le gomme ce l'aveva gonfiate, o sbaglio? No, anche perché non... Passaporto 35. Ah, sì, è vero, è vero, è vero. Non è più segnato.
Non ce li lascia più gli oggettini qua. Quella all'inizio, giusto per farti vedere com'era. Poi te incula. Aspetta, che questo con la targa mi sa che 59 TX. Ma dai, ci vari su Birbaccio. comandiro! Salve, salve. Sigarette a quanto le compri? 34. Un po' pochino. Però me le voglio togliere dai coglioni. Quindi te le compri. Yo, Tanto Agumam! t'arresto. Propsa Dammi i dano! documenti, va. Sì, Sembutu, tutto a ecco pari posto. Non ti altco! preoccupare. Già partiamo allora. Tamer Badran. Tamer Badren. È uno. Tamer Badran, TVL 64 68, 3 maggio del 39, vabbè, comunque 7 novembre, 10 aprile ed è scaduto. Numero di tar, vabbè, tanto a te t'arresto, quindi è inutile pure che stiamo a controllare tutto, dai. Scendi dalla Visto, macchina, mamma mia. tiriamola, cioè andiamo. Inutile che stiamo qua a gigioneggiare, vai, levati dal cazzo. Oh, Barna Robotta. Vemo Trotlixomo. Ti ho venduto anche Propsa. Vado cosa? Haman meno Acmiru. Vabbè, sì, Sotomayor, giovano. E che stiamo a fare? Bagagli. Scusa un attimo, per controllare i bagagli devo un attimo fare manovra qua per capire. Anche se di solito questi non ci hanno mai. Ti devi togliere un po' dai coglioni, però, eh. Gomma, no. Facciamo. Guarda, usiamo questo allora. Ok. Ora non ci imboscano più niente. Che si fermi. Lei arriva qui con così tanta tracotanza e roba illegale. E poi si fermi. Che si fermi? Vada, vada. Oh, quanti posti abbiamo noi per i criminali? Mi scusi. Che ha fatto tuo fratello? Che mestiere faceva? Non lo so. Per sapere. Allora. Fatemi vedere un attimo una cosa, perché noi adesso qui nella cella possiamo avere capacità 5 adesso. Ok, quindi in altro ce lo possiamo mettere. Poi si passa a capacità 8. Un bagaglio c'è, cioè il serpente. Ma credo di no in realtà, perché questi bagagli Sole. non. Ah sì, però sti cazzi bagagli come. Ah, ok. Perché di solito è la prima volta che ci è capitato uno col serpentello, devo dire la verità. Beh, guarda pure questo. Ma vaffanculo, ce li aveva nascosti così a caso? Ma che se fa così? Non li ho neanche controllati, anche se sarebbe una cosa effettivamente da controllare. Perché dall'inizio del gioco quelli là non erano mai stati utilizzati per metterci roba di contrabbando. Che. Infatti mi sembrava strano come cosa. Ho detto che cazzo. Allora. Salve. Vediamo. La foto ce l'abbiamo. Acaristan, noi l'avevamo preso quello dell'Acaristan. Sì. Allora, vediamo un attimino. 3 giugno. OL82 S283 Valenti Popovic. Valenti Popovic Semilic 57 6230. Ok. Questo.
maialos. Galline e maialos. Vediamo. Due maiali e quattro polli e ce l'abbiamo. Ilic è lui. Andiamo a vedere anche... Akaristan, il simboletto ce l'abbiamo. La carta corrisponde, questo pare giusto, apparentemente. Giugno, giugno, ottobre. 86, Popovic, pare di sì. SCV 6671. 81, oh. Ok. Vabbè, pare che è giusto. Tu che compra... Sì, niente vodka, eh? Vabbè. Va bene. Pare che è giusto. Vabbè, qualcuno ogni tanto parte. Vabbè, che questo è del posto, in realtà, eh? È autoctono, è autoctono. Attenzione, con quale 131 viola. Bravissimo. E... passaporto 33. Salve. Ti compri un po' di vodka? Quanto? 32. Tutti a 32, cazzo. I documenti, va. Il capello ce l'abbiamo. 24 giugno. 14 gennaio. Viene da Al-Barak. Però viene per lavoro. Non va bene. Al Barak solo per asilo politico, giovanotto. Mi spiace, ma tanto controlliamo pure queste. A parte che il passaporto è falso, tra parentesi. Vediamo se pure la carta, no, la carta corrisponde. Comunque, Nasr Vaib. Mo dobbiamo capire qual è falso. Me madre informazioni è to Arsna Opoka. Budrovi Bagrista è to Daniezi. Sì, voglio fare quell'intervento, ma mi dai un attimo per uno dei nostri informatori della banda dei contrabbandieri ferisce di droga sepolta nelle vecchie rovine. Le scatole sono in attesa di essere ritirate, ci deve intercettare la merce. Sì, però cazzo. Merda. Fatemi capire se è un contrabbandiere questo o no. Mica lo posso lasciare qua così? Credo di no, però. Allora, roba di contrabbando, mo. Abbiamo 4 minuti, dobbiamo fare una cosa veloce proprio. Allora, pare di no comunque, perché simboli di contrabbando non ce ne sono da nessuna parte. Mi pare di no, vediamo nei bagagli qua. No, pare di no. Allora, quello che sta in attesa può rimanere in attesa. Questo però ce lo dobbiamo togliere dai coglioni, non credo che lo possiamo lasciare qua così. Mette le cose dentro. Allora, il passaporto è falso, quindi non può passare. Però per il resto non sta contrabbandando. Quindi bagagli 4, detergente 4. Vabbè, comunque i documenti sono falsi, ma non può passare. A parte la regola d'ingresso. Nome e cognome, timbro. Vabbè. Rifiuta e damose. C'è abbiamo da fare. Allora. Ci è arrivata pure una lettera là che dobbiamo controllare. Buongiorno, buongiorno. Allora, dobbiamo andare. Vecchie rovine. Occhio. La vedi al cazzo.
Aspetta, che cosa abbiamo saltato a quello? Il peso del veicolo. L'unica cosa che non ho controllato. Vabbè, ci sta. Ci sta. Il peso del veicolo effettivamente non l'ho controllato. No, giusto, quasi. Ce l'avevo la pala? Sì, mi sa di sì. Intercetta la merce di contrabbando seppellita, ok. Un attimo che faccio manovra. Aspetta che c'è il compazza, quindi qua me lo avvicino. Dal cazzo. Tello da cucina, tutto fa brodo. Ma scusi, con questo movimento di bacino così. La pala. Metti la pala. Aia, la pala è rotta, Dio Cristo. Vaffanculo, dobbiamo andare a comprare una pala, mo, mannaggia la puttana di Eva. Listo, Diego. Vaffanculo. Perché la vodka poi? Ehi. Vabbè. Niente signore, andiamo a comprare una pala. Per forza. No, il camioncino mi sa che non ci abbiamo niente nel camioncino. Allora, Vlad stava qua vicino. Più o meno. Più o meno. No, niente, vabbè. Fallisce la missione, allora. Però non ti può dire torna alle rovine. Se io non ho l'attrezzatura, come cazzo faccio? Vabbè, niente. È inutile pure che ci andiamo. Ma che cazzo di puttanata è? Abbiamo perso una giornata così. Ma vaffanculo, va. Che cazzata, comunque. Non ti fa neanche... Cioè, io per scavare devo tenere la pala. Se non ce l'ho, me la fai andare a comprare. Come cazzo faccio? Non c'è manco spazio. Dio Cristo. Aspetta. Mangia la puttana troia di Eva. Qualcosa la devo lasciare perché ne devo comprare pure più di una. Mo una la metto qua. Facciamo così, mi devo comprare pure un'altra pala, un altro coltello, un'altra ascia. Pala, coltello, ascia per averli di scorta. Quindi lascia qualcosa. Allora, coltello, ascia e un'altra pala. Compra pure questo, va. Un altro ce l'avevamo, però sti cazzi. Munizioni non le compriamo, ma no, non credo che posso. Lui non se le compra ste cose. Lui non compra un cazzo niente in realtà. Siamo giocati buoni soldi, ma purtroppo sta cosa è un po' stronza, perché ti fa usare una pala. Due sono le cose: o ti deve dare una pala alla disponibile,
o ti dai la possibilità di andarla a comprare. Capisco che magari uno, se sa che non funziona la pala, se la va a comprare prima. Però se poi arrivi là che non te la sei comprata, o ti si rompe nel mentre che stai a lavorare, ti dà la possibilità di allontanarti per prenderti un'altra pala. Se no, che cazzo fai? Fallisci la missione. Puttana di Eva. Polizia, blocco! Sì, torno al lavoro. State calmi, state calmi. Stanno pieni di vodka questi, eh. Prima avevano più munizioni, adesso hanno più vodka che munizioni. Però sparano, non si sa come. Munizioni meno vodka e sigaretta con la pala. Saluto, un saluto a chi va. Chiudi, chiudi e riandiamo, dai. Finiamo. Mi sembra che c'è rimasto uno in coda al casello. Naturalmente lavoriamo solo noi, quindi. No, no, fortunatamente bevono, almeno non mi beccano quando sparano. Vediamo il lato positivo. Giovano, riparamelo pure sto coso, che me l'hanno un attimo... Un po' me l'hanno sfondato loro, un po'. Ma no... No, non ho fatto un cazzo, perché... La parte di... Ah, no, due ce ne stanno. Da scavacchiare è un po'... Siete stronzi come l'avete fatto. Passaporto è 35 anni, va bene. Salve. Dovrebbe, dovrebbe. Tu dici. Questo viene dall'Unione di Rally, però, quindi. 14 aprile è scaduto, quindi non passa, abbiamo capito. Primo dicembre dell'80, la Madonna. Yayup. Yagup è già. Non va. Questo è tutto sbagliato proprio. Va bene. Yagup Kurema 72 V. Il passaporto sbagliato. Tutto sbagliato. Vabbè. VSG 4434 VSG 4434 CB. Vabbè, meno la targa. Azar. Allora, aspetta che Azar. No, ok, giusto. Peso 2,890. Vabbè. Poi controlliamo anche la carta, non tu worry, la carta del passaporto. Intanto vediamo se è birbaccione. È birbaccione, vabbè. Questo è quello col passaporto falso, credo. Scendi un attimo, Giovano. L'età? Sì, effettivamente anche 35 anni era. Non c'è nulla? Fammi controllare. Controlliamo. Allora, ecco qua. Sabim, Sabam, Sabim. Quanto mi offri? 6,40. Beh, insomma, 6,40 non è neanche poco, eh. Però bella madonna. Aspetta, sono pieni di merda. Accumulami questi insieme qua. Forcone, lasciami questo. Coltello, uno levalo. Snego Dainara. Salve, salve. Si lavorano proprio alla grande, alla grande. Meno male, se no ti facevi arrestare per un pacchetto di armi. Era veramente un coglione. Vabbè. Tagliamo corto. Grazie Davide, grazie per i 28, grazie mille.
Lo so che porco 2 è piena forte. Tra l'altro credo che con il mio carretto neanche posso portarli tutti quanti, o sbaglio? Quello che ci abbiamo non credo che abbia una capacità di 5 soggetti. È una pulita, va. Poi vado a controllare. Poi vado a controllare. Quindi c'è rimasto solo quello col passaporto falso. Vabbè. Dai, ci va di su comandino. Prop sarà. Mo vediamo per mo. Varilla 4x4 dovrebbe essere giusta. Allora, varilla 4x4, 1580. Iniziamo a vedere un po' anche i pesi. 1760, a posto. Allora, 29 settembre, 13 giugno, 1V88, UV, ok, Osman Yavuz, HK 2694, LC, 3 bagagli e 2 polli, interessante. Allora, i polli ce l'abbia e pure i bagagli, ok. 3 bagagli e 2 polli, pare che ci stanno. Non dovrebbe essere un contrabbandiere in linea teorica. Faro rotto. E vetri pare che ci stanno. Questa è una gomma a terra. Altro faro rotto. E viene dal baracca. A parte che dal baracca non puoi passare come turismo, tra parentesi. E dopodiché mi devi anche far vedere un attimino. Vabbè, controlliamo così che ce l'abbiamo. Ok, vabbè, per il resto te ne puoi andare a casa. Arrivederci. Oh, nai, agnetta pot. Lo so. È una giornataccia, non lo dica a me che ci siamo persi un lavoro a caso, così tanto per. Allora, leggiamoci. Allora, il giornale era quello della guerra. La lettera sicuramente era quello che il padre dei figli che aveva. Il padre dei figli, giustamente. Cosa avevamo dimenticato? I finestrini rotti? Non li ho visti. Al capitano delle guardie di frontiera di Karikatka, a causa delle sue decisioni, i miei figli sono stati lasciati completamente soli in un paese straniero. Era palese. Ho promesso a mia moglie, prima che morisse, che mi sarei preso cura di loro, ma lei mi ha tolto questa possibilità. Non ha cuore, spero che un giorno le capiti una tragedia simile. Ma lasci fare. E allora, come detto, andiamo un attimino a controllare la situazione veicoli, perché mi sa che con quel carrettino non possiamo portare tutte queste persone. Però comprare l'altro prigione. Ah no, 5 prigionieri ci entrano. Sia proprio il pienone facciamo. Va bene, giovanotti, si parte. Allora, prima carichiamo anche, facciamo un bel carico prepotente, signori. Quindi mettiamo qua tutta sta roba. Quando ci metti un po' di roba illegale che andiamo a consegnare. Vabbè, metti tutto. E 3. Dovrei dividerli un po' per attrezzature varie ed eventuali, ma posso organizzare un attimo così la situazione. Ho
Ricordiamoci che abbiamo sigarette e cose da vendere. Qua mettiamo coltellini. Picconazzo. In macchina va bene. Mettiamo anche, allora, l'attrezzatura e le armi poi da un'altra parte, che qua non si capisce un cazzo. Pale come se piovesse. Bravi tutti. Quantitativo di pale abnorme, signore. Questi due in realtà me li tengo, che quelli si stanno a scassare, quindi questi ce li teniamo. Le munizioni le organizziamo così. Veicolo è carico. Qua roba ne abbiamo. Qua sotto magari facciamo prima che mettiamo la pistolazza. Munizioni per il fucile, per il mitrone. Quelli per pompazza ne abbiamo quantità discretamente industriale. Va bene. Ok, andiamo a consegnare. Chiudiamo qua, qua. C'è gente che è pericolosa. Giovane, vai sul furgone. Furgone. Dai che famo una gita. Ma è bello pieno il furgone, eh? Si vola. Potremmo anche chiamare qualcuno che ce li viene a trasportare. Però, signori, poi magari una pala se ci serve ce la recuperiamo. Allora, cantiamo, cantiamo, dai. Nella vecchia fattoria, andiamo prima, andiamo prima a portare questi al campo da lavoro, che si sa mai. Sì, ma non abbiamo capito. Tuo fratello che... Mamma mia. Signori, Terminator. Così imparate a fermare il furgone della police, stronzi. Chi è? Un attimo, è stato. Dove sta? Dove cazzo? Oh, ma che mi è stata a spingere il carrello qua? Non li fate evadere, pezzi di merda. Chiudi, chiudi, fa corrente. Vai. Oh. Ma che fa? Tampona, no? Posto così. Attenzione, curvoni da panico. E noi paghiamo, costo giornaliero $415. Mortacci vostra, to. E ancora non ci hanno promosso. Credo che un'altra promozione ci potrebbe stare. Se no, che cazzo è? Sti stipendi un po' baboni. Dai. Non c'era il pertugio? Aspetta. Ho portato un po' di manodopera, cavo. Tiè, $1000 di manodopera, va bene, va. Oh, ce ne stiamo di gente a lavorare qua alla miniera, eh? Com'è giusto che sia. Oh, sono più comode le chiavi, onestamente. Devo essere onesto, più comodo quello che i tasti della tastiera. Allora, qua andiamo su una strada costiera, va anche qui.
attenzione. Le luci sono anche relative, dai. Aspetta. Attenzione, è per non dare nell'occhio, che qua c'è gente che ci cerca. Vabbè, tanto le luci, come vedete, non è cambiato assolutamente niente. Cioè, o così. Praticamente la stessa cosa. Quindi. È molto relativo l'accensione delle luci del nostro furgoncino. Un po' così, diciamo, che ci vorrebbero gli abbaglianti, perché così non cambia granché. Larghi. Siamo giusti? No, io non credo, perché qui è finita la mappa. Però mi ricordavo che dovevamo seguire la strada sempre con la montagna a destra, però è finita qua. A posto. Qua lavorano tutti proprio alla grande. Solo noi lavoriamo comunque in questo paese. Vorrei sottolineare questa cosa. Ma anche da noi non fanno un cazzo. Quindi. $578. Ma che è sta miseria? Quelli che contrabbandano alcol e sigarette. Ma contrabbandate cose serie, che se no non valgono un cazzo quando le vado a rivendere. Scusate. Questi contrabbandi poveri. Attenzione. Beh, siamo arrivati a 9700, che però ci teniamo, perché ci può sempre essere qualche upgrade più interessante di quelli che al momento ci propone. Al momento in realtà non c'è niente di utile, se dobbiamo dirlo. Sì, magari possiamo prendere quelli con la mitraglione invece della pistola, ma tanto comunque non fanno un cazzo. Gli paghiamo uno stipendio inutilmente, non ne vale la pena, non ne vale la pena. Va bene. Parcheggiamo di finezza, scendiamo, riponiamo il fucile e... qua non abbiamo lasciato niente nel veicolo, no? Ci dobbiamo riprendere una pala, però, che avevamo lasciato nel magazzino. Grazie, caro, grazie. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo venduto un po' di roba. Non tutta, perché non entrava tutta nel... Quanta roba non siamo riusciti a metterci? No, non è vero, ci abbiamo messo tutto, che cazzo dico. E... perché questo praticamente il... 5 prigionieri e 25 di capacità. Questo stessa cosa, 25 di capacità, 8 prigionieri. Non so se migliorandola magari, ma migliora solo la prestazione del veicolo. Quindi in realtà è anche discretamente inutile. E vabbè, no, mi dovevo solamente prendere una pala. A posto. Ok. Vabbè, signori, il nostro l'abbiamo fatto, è rimasto un contrabbandiere qua. Abbiamo fatto rispettare la legge del non passa nessuno, praticamente. Onesto. Bene. Allora, per questa sera, signori, direi anche che ci possiamo salutare qui con questa spippolata di contraband, tanto qui. Sì, tutto a posto, guarda, cioè abbiamo una villina così, che è una finezza, chi ce l'ha così. Ok, ragazzi, dai, poi proseguiremo, perché mi sto infognando abbastanza infognante, però adesso anche a livello di storia vogliamo capire un attimino come andiamo a parare, quindi poi lo proseguiamo con calma e circospezione.